This is me, lui, ya boy. Okay. Il vostro ragazzo. No, it's not your vostro ragazzo, Mella, because you're saying that you're the boyfriend of everyone. Do you want to be the boyfriend of everyone? They wish. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Dietro la fotocamera abbiamo lui che non sa filmare, quindi ho bisogno di lui purtroppo oggi, quindi sarà lui a filmare. Quindi siamo qua per fare questo video perché l'avevo chiesto su Instagram e mi hanno detto di sì, l'ho chiesto tanto tempo fa, quindi mi scuso perché la settimana scorsa non ho pubblicato video perché purtroppo non è il mio pavimento scricchiola. Quindi non ho pubblicato video perché sono stata un po' occupata con il lavoro, ma adesso sono in ferie, quindi non è detto che io sia meno occupata. Però ho deciso di filmare questo video, ovvero quello che mi porto dietro quando faccio la valigia, chiamiamola così. In questo caso noi andremo via per tipo 3 giorni in mezzo al nulla, in mezzo ai boschi, ci mangeranno gli orsi e robe simili. Quindi quello che vedrete qua ovviamente non deve per forza rispecchiare una valigia se andate a Parigi o a Londra, o se andate tipo a fare delle attività dove avrete bisogno di magari più cambi, più outfit, più qualsiasi cosa. Come sapete io non è che possiedo tutte queste grandi cose, quindi non mi porto dietro il mondo, oppure non mi porto mai cose del tipo se per caso avrò bisogno, se per caso... cioè, mi porto veramente dietro le cose che so che metterò e l'unica cosa che mi porto per sicurezza è magari una giacca o una roba simile se per caso piove, robe simili. Quindi adesso vi farò vedere quello che mi porterò via per stare via questi 3 giorni. Ci farò stare dentro tutto, dentro questo zaino che è abbastanza capiente, quindi non esiste la valigia, cioè non esiste la valigia. Quindi partiremo dalla primissima cosa molto importante, che è la mascherina, che adesso purtroppo ne abbiamo bisogno ovunque. Questa è la mia mascherina con i gattini, lui c'ha la mascherina con gli avocado che deve arrivare. E quindi la mascherina assolutamente me la porto dietro, importantissima. Io ho 2 tasche qua che sono molto comode per mettere delle cose a portata di mano. Queste tasche, perché vabbè, lui non capisce quando dico le cose, e dove è molto comodo per portarmi le cose. Infatti, per esempio, un'altra cosa che mi porto dietro, allora, tantissime di queste cose che vi faccio vedere sono cose che mi porto dietro giornalmente nella mia borsa normale. Quello che io adesso uso è una borsa di tela normale perché sono molto sofferente verso gli zaini, qualsiasi cosa che non è fatta in materiale. Quindi per esempio questi sono i fazzolettini riutilizzabili, ve li ho già fatti vedere, quando sono sporchi vengono messi qua, e ce ne sono tipo 5, quindi magari non saranno molto comodi per andare via tipo 2 settimane, però sono lavabili, quindi se per caso la sera siete in albergo o in qualsiasi posto andiate, potete lavarli e riutilizzarli, per questo anche lo scopo. Quindi verranno messi qua, portata di mano. Prossima cosa sono i miei occhiali da sole, ovviamente. Questi li ho presi usati su Depop e li avevo presi per lui, però non gli sono piaciuti, quindi ha rubato i miei occhiali. Adesso io mi prendo questi, ma in realtà sono molto belli e erano tipo nuovi e li ho pagati tipo forse un terzo del prezzo, quindi yay. Prossima cosa importantissima è la borraccia. Ovviamente questa è una borraccia abbastanza grande, io quando vado via non bevo tanto, a meno che io non sia sicura che posso far pipì, perché sì, qualsiasi cosa io beva deve andare fuori dal mio corpo subito. Quindi questa viene portata ovviamente perché è grande e quindi molto capiente, quindi questa ovviamente è importantissima. Poi prossima cosa è la borsa di tela, che appunto questa è la borsa di tela che io uso in città, però me la porto dietro se per caso ne avremo bisogno per fare qualsiasi cosa, tipo se dobbiamo fare una spesa, siccome andiamo in mezzo al nulla molto probabilmente dovremo portarci dietro il cibo, quindi andremo probabilmente a fare la spesa, quindi una borsa di tela è sempre comoda ovunque voi andiate, che andiate per fare la spesa, che andiate a fare shopping, che andiate a qualsiasi cosa, è molto utile. Questo è il mio portafoglio, mi sono sbarazzata di tutte quelle carte dei punti che stanno lì nel portafoglio per il cacchio. Esiste un'app che si chiama Stockard dove potete mettere tutte le vostre app e ce le avete sul telefono, così non dovete portarvi dietro tutte milioni di carte e cercarle nel portafoglio. Quindi questo è il mio portafoglio, da quando mi sono sbarazzata dai portafogli grandi la mia vita è migliorata. Le prossime cose sono a tema cibo, queste appunto sono cose per evitare gli sprechi alimentari, quindi come ho detto io me le porto dietro anche durante anche quando sono in città, perché se possono essere utili le utilizzo, però appunto in questo caso molto probabilmente saranno ancora più utili perché dovremo portarci dietro il cibo, quindi
meglio comprare delle cose sfuse e poi metterle nei propri sacchettini piuttosto che comprare delle cose imballate in plastica, è inutile. Quindi queste verranno portate con me. Poi, queste sono due borsettine che io tengo nella mia borsa normale, qua ci sono solo medicine, quindi non mi interessa. E qui invece ci sono delle cose un po' più utili, tipo le cuffie, questo è il caricatelefono. E questi sono altri sacchettini per evitare appunto altri sprechi alimentari. Anche queste sono cose che io ho sempre nella mia borsa e me le tengo sempre dietro. Poi il tablet, ovviamente. Prossima cosa è le cose che io mi porto per quanto riguarda trucchi, skincare e qualsiasi altra cosa. Quindi non mi porto dietro tante cose, tipo per esempio di trucchi non mi porto via niente tranne il mascara. E per quanto riguarda il questo è il mio spazzolino che si cambia la testina e queste sono le cose che lui detesta da morire. Infatti a casa noi abbiamo il dentifricio normale, ma questi li uso per i viaggi oppure lo uso ogni tanto a casa anche. Quindi partiamo questo. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere molto in anteprima, perché non ne ho ancora parlato neanche su Instagram, credo, a meno che non pubblichi il post molto prima del video, è questo deodorante che è riutilizzabile. Okay. Quando comprate la confezione vi comprate anche il deodorante, quindi questo è il deodorante che viene in un cartoncino, quindi questo si può riciclare, anzi forse anche compostare, lo mettete nel deodorante qui. Utilizzate il deodorante normalmente e quindi l'unica cosa che dovrete fare dopo è comprare i ricambi. Io mi sto trovando molto bene perché stavo cercando un deodorante che fosse appunto non in plastica e questo qua mi è piaciuto tantissimo e mi sto anche trovando bene dal punto di vista del deodorante, che funziona. Un altro deodorante plastic free con cui mi trovo bene era quello della Lush. Che non era proprio imballato in niente, però in estate non aiutava granché, in inverno era pazzesco, ma in estate non era granché. Prossima cosa è la crema solare, sì, questa è la mia crema solare, ma appunto siccome non andiamo in spiaggia, veramente andiamo solo in mezzo boschi, non credo che mi serva chissà che, però questa è l'unica crema solare decente che io ho, nel senso che è quella che non viene in plastica, che non è testata sugli animali, eccetera, eccetera, quindi la uso principalmente per il viso, perché avendo le lentiggini sono abbastanza sensibili al sole. Anche perché mi sono bruciata qualche settimana fa. E poi le ultime cose sono le mie cose di skin care. Come ben sapete io uso solo The Ordinary, quindi mi porto dietro il mio Caffeine Solution, che è quello per le occhiaie, il mio acido ialuronico e poi un'altra cosa che è un siero. Quindi queste le cose che ho nel mio beauty case, chiamiamolo così. Prossima cosa, questa è una borsettina dove metterò i miei vestiti. Io quando l'ho comprata pensavo fosse una borsettina molto piccola, invece si è rivelata molto grande, purtroppo, e quindi la uso per mettere i vestiti quando vado via, quindi calzini, mutande che magari non dovete per forza vedere. E quello che mi porterò dietro saranno i jeans che metterò il giorno stesso quando partirò, e poi mi porterò un pantalone di ricambio e delle magliette, siccome appunto io non ho veramente outfit da natura, ho solo vestitini in estate, mi porterò via queste cose e vedo un attimo come andrà. Non ho magliette nere, non ho niente di tutto ciò, quindi spero solo di non arrivare a casa, tipo del cadere in qualche lago, robe simili. E non credo di portarmi dietro il costume da bagno, perché io non so nuotare, anche se ci sono laghi non so se effettivamente possiamo andare nei laghi, quindi quella cosa evitiamola, anche perché io ho paura folle dei laghi. E niente, quindi questo lo mettiamo in questo sacchettino, che poi anche le cose che saranno sporche le rimetterò qua, così che quando arrivo a casa butto tutto in lavatrice, e quindi anche questo va nello zaino. Backpackers amazing. Quindi ecco qui, zaino pronto, abbastanza pesante, ma lo faremo portare a lui. Quindi questo è tutto ciò che volevo farvi vedere. Fatemi sapere invece appunto. Okay. Quindi questo è tutto ciò che volevo farvi vedere, ovviamente come ho già detto questo è un tipico weekend di relax, quindi non è una cosa che va in qualche capitale europea dove devi fare le foto fighe per Instagram,
queste cose qua, quindi non devi per forza rispecchiare qualsiasi altra valigia. Semplicemente il mio unico consiglio è quello che vi portiate dietro delle cose che possono aiutarvi a fare meno sprechi in giro, in generale anche, e non portarvi dietro tutti i vestiti del mondo, perché pensate bene alle cose che portate, perché è anche un peso per voi portare tutte queste cose, soprattutto se andate in aereo. Cioè, noi andiamo in macchina, quindi ovviamente io mi posso anche portare tutto il guardaroba, perché ci sta dentro tutto, però allo stesso tempo è inutile portarsi dietro troppe cose. Quindi sono felice che mi sia entrato tutto in uno zaino, poi ovviamente le cose di lui le metteremo in un altro zaino, ma lui c'ha due cose, lui è ancora più minimal di tutti noi. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao! È tutto? Tutto. Madonna! È tutto, ma non è bene? Why? Because it's too short? Lui non è nella borsa. I told them that I'm gonna prepare a backpack for you. But okay. You have less stuff. But Louis is not in the bag. I know. You're not gonna carry Louis? No. You're gonna just drive me there. That sucks. My love.